Eccoci qua, ci siamo, ben ritrovati ad SG, al secondo appuntamento. Andiamo subito a conoscere l'ospite che tra poco si siederà qua. Vai! Dopo la maturità non ero ancora sicuro della strada che volevo percorrere e quindi ho deciso di iniziare un corso regionale, un ITS di meccanica industriale. E concluso il percorso ho capito qual era la mia vera strada, la mia vera passione, cioè appunto la moda. E io saluto e ringrazio Alberto Santarnecchi, ciao, benvenuto ai nostri studi. Come stai? Grazie, tutto bene, tutto bene. Bene, questa è la cosa più importante, anch'io bene, grazie. Senti, oggi parliamo di moda. E prima di cominciare, come sto? Posso andare? Da Dio, questo è giallo. Veramente? Grazie. Allora, ti dico la verità che, sapendo che c'eri te, ho avuto un occhio un pochino più, ho cercato almeno. Poi a un certo punto l'armadio ha cominciato a chiudersi stranamente da solo, dopo 3 volte che avevo cambiato idea, quindi ho detto vediamo come va, poi vabbè mi dirà lui qualche cosina, sperando che vada bene. Senti Alberto, ripartiamo da dove eravamo rimasti con il filmato di presentazione, perché tu ci hai detto che a un certo punto hai cambiato strada, ok? Quindi sì, ti esatto. Sei buttato sul percorso che tuttora stai seguendo, ma ci sono stati delle persone o degli eventi che hanno avuto un ruolo rilevante in questo tuo cambiamento? Sì, questo mio cambiamento è stato praticamente deciso dall'avvento nel mondo della moda dello streetwear, quindi dal mondo delle sneakers soprattutto, Nike, Off-White, il mondo delle collaborazioni, quindi circa 3-4 anni fa, quando tutto ciò ha cominciato a prendere forma. E questo mondo, questo mondo sì, mi ha portato a avvicinarmi e mi ha portato a dirottare strada. Sì, ovviamente ho concluso il mio percorso, il percorso avevo cominciato, perché le cose a metà ovviamente non si lascia. Questa è una cosa importante. Però grazie ai miei genitori mi hanno dato comunque l'opportunità di poter continuare gli studi, quello che per me è il percorso che a me piace, piacerebbe poterci lavorare bene in un futuro, via. Bene, allora sei pronto anche te per giocare al didascalico? La scorsa settimana ci siamo divertiti tra l'altro con un ospite che si chiamava anche lui Alberto, vedi, chissà le coincidenze. Allora, ripeto brevemente le regole magari per chi ci stesse seguendo per la prima volta. Almeno a dirle è facile, poi non so come andrà, ma spero bene. Vedrai apparire un'immagine tra pochissimo, okay. Dovrai darne appunto una didascalia un po' più approfondita, quindi descriverci quello che vediamo, raccontare se ci sono dei retroscena, oppure se ci sono magari dei ricordi associati, insomma quello che ti passa per la mente. Ok. Ok? Allora, video 1, vai regia. Eccolo qua. Allora, questo è il progetto Modertech. Io faccio l'accademia all'Istituto Modertech, che è a Pontedera, e quest'anno ogni seconda ha creato una collezione appunto inerente alla scuola, quindi appunto all'Istituto Modertech, e abbiamo creato appunto questi outfit io e i miei compagni di università, e il mio nello specifico è quello con la t-shirt nera e il Ok, Bermuda. ecco la regia ce lo rimanda più in grande, quindi quello a sinistra sostanzialmente. Esatto. Ok, vedete che i volti dei modelli ovviamente sono per privacy oscurati, non sono io perché non ho quel fisico, anche se mi piacerebbe, però molto carini, a me piacciono, mi piacciono molto i pantaloni corti, il bicolore jeans che è color jeans blu più o meno. Sì, praticamente è realizzato, è un Bermuda. Un jeans Bermuda realizzato con due tipi di jeans. La parte superiore è in gergo tecnico un bull denim, quindi un denim un po' più pesante, Ok. color beige, e la parte inferiore è realizzata appunto con dei jeans di seconda mano, quindi presi, Riutilizzati, vedi? riutilizzati, ritagliati, perché il Bello. futuro comunque È porta quello, a sì, quello, ormai. all'upcycling, al riuso, Esatto. all'ecologia. Ormai se ne parla giustamente moltissimo. Bisogna puntare a quello. Certo. Allora, chiedo
Chi ci segue, chi ci ha seguito anche la scorsa settimana, sa che io per soprattutto motivi di studio universitario faccio spesso riferimento alla psicologia del lavoro, quindi domanda da colloquio di selezione. Okay. Io mi ritrovo davanti, tu studi design, quindi diventerai un fashion designer, giusto? Mi ritrovo davanti a un fashion designer perché c'è un'azienda che ne ha bisogno. Mm-hmm. E ti potrei chiedere, okay, mi racconteresti quello che è il processo che va da quando c'è l'idea di un capo d'abbigliamento a quando poi troviamo quel vestito sugli scaffali dei negozi? È un processo un po' lungo, quindi okay, immagino almeno che il sia il lato così, creativo, quello che ti pare. Io ti faccio questa domanda, poi dipende ovviamente anche dalle sfaccettature in quel caso della posizione che si sta ricercando, però okay, vai. Praticamente è, a parole è molto semplice, poi è più complesso, complesso quello, come ogni cosa ovviamente. E tutto si tratta nel pensare una collezione che praticamente abbia un inizio e una fine, una coda e un inizio, una testa, nel senso che tutto deve seguire appunto un filo logico. E questo filo logico viene dato dal creative director, dal capo, diciamo, dell'ufficio stile, che dà le idee, dà appunto il punto di partenza, e tutti quelli sotto, quindi fashion designer, me compreso, certo, deve studiare, deve ricercare, deve ampliare questo titolo, diciamo, che è stato dato dal mm-hmm, capo, per poterlo migliorare il più possibile. Quindi è un percorso diciamo quasi anche personale, perché ti vai a arricchire, vai a studiare, è sempre una ricerca continua. E ovviamente i capi sono anche molto esigenti. Beh, certo. Beh, in ogni squadra di lavoro comunque poi è, giustamente è sempre così. Anche perché spronati in questo modo poi si dà anche il meglio. Esatto. Quindi poi se il team funziona ci sono le soddisfazioni che arrivano. Questa è una cosa molto bella. E poi da lì tutto il processo prosegue, la produzione. E praticamente la cosa bella che c'è dietro un vestito, perché è molto semplice dire io creo un vestito, lo metto in commercio. Certo. Però così la camicia che viene fatta, se io rifo una camicia uguale l'anno dopo, non ha senso. Tutto quello che praticamente c'è dietro una collezione è la storia, lo storyline che c'è dietro, la passione, esatto, l'amore. Quello che appunto il cliente gli fa, lo prende anche internamente, psicologicamente lo spinge ad acquistare, non solo il bello estetico ma anche il bello interno, diciamo. Certo, assolutamente. Poi tu hai parlato un po' di passione, che è stato citato anche l'altra volta con un altro gioco che faremo, ci addentreremo meglio un po' in questo aspetto particolare. Ma se io chiedessi a te, ad Alberto anzi, okay, le sue capacità più significative come fashion designer, che diresti? Allora, quando si crea una collezione non è soltanto un creare qualcosa di nuovo, ma è anche un prendere dal passato e unire al futuro. Ci sono i cosiddetti carryover. I carryover sono, per esempio, per la Nike, l'Air Max, l'Air Jordan 1, per esempio. Okay. È una scarpa che rimane in modello sempre uguale e ogni anno viene ripresentato insieme alle nuove collezioni, quindi io personalmente oltre che ti riconosci in questa capacità, più che nel mondo dello sneaker, delle calzature, però mi riconosco più sul fatto dei carryover, di poter riprendere, esatto, il passato e rimodificarlo piuttosto che creare qualcosa di totalmente nuovo da zero. Bene, vedi quante cose si scoprono anche su questo mondo. Allora, se io ti chiedessi quanto si comunica con l'abbigliamento, te che mi risponderesti? Cioè, per esempio, no, tu guarda me oggi, per dire, che potrei voler dire con un pantalone giallo, a me una felpina nera. Se me esprimi più tipo felicità, allegria, il giallo è acceso, da compagnia tipo anche. Bene, no, e poi è quello che proviamo a fare con il nostro one to one show. Mandiamo il video 2, regia, per favore. Eccolo qua. Psicologia della moda e fashion therapy, cosa si nasconde dietro la scelta degli abiti. Tu hai mai sentito parlare di psicologia della moda? No, psicologia della moda no. Mai, 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 mai. Vedi, anche questa è una cosa molto interessante. Guarda,
Vi accenno soltanto così qualcosina del contenuto di questo articolo. Se vai su Google e scrivi il titolo, lo trovi. Io ti consiglio di leggertelo perché Lo farò. secondo me è molto interessante anche per quello che fai tu. E dice questo articolo in sintesi: abiti e accessori sono un po' come la seconda una seconda pelle, scusate, che parlano di noi. Secondo questa disciplina, la psicologia della moda, i vari sé, ecco la regia ce lo rimanda, grazie, sono aspetti di noi che sviluppiamo nei diversi ruoli e nelle diverse relazioni nella nostra quotidianità. Quindi pensiamo per esempio alle relazioni che intrecciamo in ambito lavorativo, le relazioni con i parenti, con gli amici, sono altre cose, quindi. E rappresentano quelli che sono i nostri sé. Attraverso la forma di un abito, i colori, il disegno di un tessuto, un tacco, si può ricavare quella che è una chiave di lettura per la conoscenza di noi stessi e degli altri. L'obiettivo della psicologia della moda è far acquisire consapevolezza agli individui che con gli abiti e gli accessori si comunica e così ognuno può avere l'opportunità di crearsi un proprio stile aumentando la propria autostima. Capito quello che tu mi dicevi prima della D'accordo, felicità, la compagnia? d'accordissimo. Torna, vedi, ce Non lo ho sentito ritroviamo. parlare specificamente appunto, di questa therapy, ma è una cosa che a scuola si impara soprattutto, Viene un cioè po' da sé sì, poi, eh. anche. E pensa, ti dico anche questa, a proposito sempre di psicologia del lavoro, ci sono degli studi che confermano che nei processi di selezione, durante i colloqui di selezione, quindi questo magari può interessare a chi si accinge a fare un colloquio sperando ovviamente che tutto vada per il meglio, lo stile classico ottiene maggior successo di uno stile magari casual. Stile classico, cioè per l'uomo giacca e Giacca e cravatta e cravatta. per le donne magari un bel tailleur. Questo perché? Perché chi vi trovate davanti, di fronte, cioè il selezionatore, percepisce che la persona si adatta meglio all'azienda presso la quale dovrebbe essere assunta, quindi è più elastica. Ecco perché ha più successo una persona che indossa magari un abito più classico, con uno stile più classico. Io mi sento di dire una piccola cosa Certo, che sì. comunque. Questi sono spunti tutti Sì, ovviamente, interessanti, eh. però appunto studiando e lavorando, spero di poter lavorare insomma per il mondo In della moda in un quest'ambito, futuro, beh, quello che ti auguriamo ovviamente. non è brutto fare insomma, giudicare dal libro, la copertina, Certo, sì, il libro dalla copertina assolutissimamente sì, diciamo, no, però certo. sono d'accordissimo che ovviamente a un colloquio devi farti vedere in maniera molto professionale, è Precisa, giusto assolutamente. presentarsi con gli abiti adeguati, Ma ovviamente. infatti poi quando ovviamente si seleziona, si deve scegliere una persona, si tengono in considerazione tantissimi aspetti, cioè lo stile ovviamente che si ha non è sicuramente come dire, il parametro No, preponderante per la scelta di una persona, ci mancherebbe, no. però sono piccoli aspetti No, no. che Piccolezze. possono comunque aiutare. Poi questo è quello che dimostrano degli studi, Certo, quindi però no, è curioso, no. È diciamo, per. saperlo. Però giustamente hai detto bene te. Pronto per giocare ora al dicotomico? Pronto. Allora, la scorsa settimana, vabbè, ci siamo divertiti tantissimo anche qua. Io non te lo voglio dire, però è stato un po' difficile per l'altro Alberto, però poi ce l'abbiamo fatta. Guarda, sono venute fuori delle cose molto molto interessanti. Allora, che cosa si fa in questo gioco? Brevissimamente, vedrai apparire due parole, dovrai sceglierne una, spiegarci perché appunto hai scelto quella parola, hai scartato l'altra, che cosa ti suscita il vocabolo che hai deciso quindi di fare tuo. Ok? Sì, Allora, andiamo, chiaro. regia, con il dicotomico A. Vai. Devi leggere te le parole, tanto per te. Creatività o curiosità? Vedi? Vedi? Sembrano la Quanto stessa mi sono cosa. divertito io a preparare questo Sembrano gioco. la stessa cosa, ma non lo sono. Allora io dico curiosità. Why? Curiosità perché credo che all'interno di quella parola ci sia anche l'altra, nel senso che non puoi definirti una persona creativa se non sei Sei curioso. curioso, assolutamente. Per essere creativo, per poter creare, per poter. Le idee non vengono su in un attimo, c'è uno studio, c'è. Appunto, ci deve essere dietro quella curiosità che ti spinge a ricercare continuamente, se no è impossibile arrivare ad un risultato che non sia qualcosa di già creato alla fine. Ho già visto. Allora, io mi accodo a quello che tu dicevi e ti do un piccolo spunto, perché come hai detto, queste due parole sono più che simili, perché diciamo che la creatività,
è la capacità di generare nuove idee ed è un qualcosa che viene più da dentro, è un po' una valvola di sfogo per le persone. Pensiamo per esempio ai grandi artisti, ai grandi stilisti che con un vestito, con un abito magari ci vogliono dire qualcosa, no? Ci comunicano qualcosa, ci raccontano chi sono, e questo sicuramente lo farai anche te, avrai la possibilità di farlo. Lo spero. È assolutamente quello che ti auguriamo. Mentre invece la curiosità, ora abbiamo citato la creatività, la curiosità è un qualcosa che arriva dall'esterno, cioè l'andare a cercare informazioni di una certa qualità e quantità adeguate proprio dall'esterno, cioè arriva da fuori. Tu vedi un qualcosa e magari sei curioso, cerchi di capire. La creatività ti viene da dentro, quindi come dicevi te, unire le due cose è perfetto, cioè c'è la giusta alchimia che, non lo so, penso potrebbe servire ad uno che come serve te. Appunto non solo ai fashion designer, ma a tutti i designer. A tutti, esatto. Di ogni ambito, di ogni campo, non solo moda, perché il designer può essere architetto, può essere appunto troviamo meccanico, le varie sfaccettature, ovviamente. Esatto. Senti, ma questi periodi, anzi, di costrizione forzata che abbiamo vissuto un po' a intermittenza, come chiedevo all'altro Alberto, sono stati per te di ispirazione come succede per i grandi artisti? Allora, personalmente non lo sono stati. Ultimamente ho studiato Ferragamo e la storia di Salvatore Ferragamo e di Guccio Gucci, e loro hanno vissuto il periodo della seconda guerra mondiale, un periodo dove c'era il fascismo in Italia, un periodo dove appunto non c'erano materie prime perché servivano appunto per la guerra. Loro da questo momento buio sono riusciti a creare, appunto a andare ancora più avanti, a passare i propri limiti. Per esempio Ferragamo ha utilizzato il sughero, ha creato la zeppa in sughero perché non aveva l'acciaio per poter creare le calzature. Ma sì. Quindi studiando queste cose e riguardandole su me stesso, diciamo che personalmente non ho avuto la loro inventiva, però comunque mi sono dato da fare, non però, mi sono abbattuto, però ho cercato comunque di continuare a fare quello che era il mio dovere fare, quindi studiare all'università. Sì, vabbè, no, anch'io mi sono trovato a fare lo stesso, no, approfitta per preparare un po' di esami. A parte quello, però tu hai letto queste storie, magari poi ti potrebbero essere di ispirazione, no? Prima creatività e curiosità, vedi, torniamo un po' a quello che dicevamo. Chi lo sa, se poi magari dovesse venire fuori qualcosa. A volte anche ci sono magari tipi di persone come posso essere io, non so te Riccardo, ma anche per prepararsi a un esame, magari si riesce meglio con poco tempo o quando sei alla stretta con i tempi, quindi magari anche loro si sono trovati in questo periodo dove non c'era i materiali, quindi esasperati sono riusciti a trovare appunto la soluzione, perché avendo tutto a disposizione magari uno neanche ci pensa a utilizzare qualcosa di diverso, dice questo qui che usano tutti perché non dovrei usarlo io, è quello giusto. Beh, vedi, esatto. Ma cito solo un'altra curiosità che ho trovato così nel corso appunto di questo anno di studi. Ci sono degli studi, se non uno in particolare, non ricordo bene, che hanno dimostrato, dato che ci sono state queste restrizioni e molti hanno lavorato da casa, no? Il famoso smart working che è diventato sempre più prorompente, chi ha appunto lavorato dalla propria abitazione, molti hanno perso l'abitudine di fare cosa? Di preparare i vestiti per il giorno dopo, e molti hanno poi continuato a lavorare da casa con il pigiama, quindi immaginate voi, no, che cosa è successo poi durante questi periodi. Ecco, io mi sento di darti non lo so se poi lo vuoi accettare, un consiglio, ma un bel pigiamino che sia elegante, come magari uno stile classico, perché una bella col di lavoro, no, che viene bene con un pigiamino elegante, ci potrebbe stare, no? Potrebbe starci, il problema è che il classico pigiamino ci sono quelle fantasie all over. No, ma ne fai certo particolari che un po' vanno a. Se ne fai uno nuovo, sai, ne progetti bisogna uno, ne crei sopra. Uno che sia elegante e che unisca la comodità, perché poi si sa benissimo che l'eleganza, insomma, giacca e cravatta non è sicuramente più comodo di quello che è una tuta da ginnastica, per esempio. Come dico io, la moda toglie. Nel senso, certo, se vuoi essere
alla moda d'inverno è probabile tu patisci freddo. Se vuoi essere vestito bene, elegante d'estate, l'uomo elegante, pantalone lungo, giacca, cravatta, patirai caldo, però così. Io comunque un suggerimento te l'ho dato, poi insomma, vabbè. Mi è venuto bisogna così. Pensarci solo. Però ci puoi pensare, vedi, magari qualcosina di elegante, così ci può stare, vedi, con una bella... Speriamo non serva. Diciamocelo onestamente. Beh, certo, speriamo comunque nel caso di chi lavora, di chi continua a lavorare in smart, quindi un po' in presenza in ufficio, per esempio, un po' da casa, magari quando si è a casa, perché no, ci potrebbe stare. Boh. Mi è venuta a mente così e quindi ho detto, poi glielo dico in puntata. Allora, giochiamo sempre, torniamo anzi al didascalico, ad una special edition, ti faccio fare una cosa che tutti i tuoi colleghi più noti, più famosi fanno. Okay. Allora, tu adesso vedrai delle immagini di quella che è una manifestazione che fa parlare di sé, non solo per quello che è il suo argomento principale, ma anche per i look. Ok. Cioè il festival. Vedrai delle immagini tratte appunto dall'ultimo festival di Sanremo. Okay. Dici un po' che ne pensi dei look. Ok. Sei pronto? Allora vai. Video 3, regia, grazie. Eccolo qua. Oh, questa è Noemi. Noemi. Ti piace questo vestito? Molto. Da qua non riesco a capire. È un vestito, non lo so, sinceramente non ne ho idea. No, perché una volta che ci entri dentro è molto bello anche personalmente riuscire a capire da fuori, analizzare. No? Certo. Cos'è, cosa non è. Molto bello questo. Comunque a lei sta molto bene. Molto bene, poi insomma ha raccontato più volte. Sta bene questa differenza di colore, questo contrasto grigio, con i capelli, con i capelli rossi, arancioni, bello. Sì, poi molto bella, molto bella anche la canzone, sì. Molto bella anche la canzone che ha portato al festival, a me sinceramente è piaciuta molto. Andiamo con il prossimo, il video 4, dai, questa ragazzi, no dai, questa, ah, no, poi ti dico una cosa, però prego, prego, ora tocca a te. Allora, lei stava divinamente, divinamente. A me è piaciuta anche la canzone, io sono bellissima. Sincero, sì, molto sì, bella. Sì, mi è piaciuta anche a me. Però queste conchiglie gli danno un tocco. Ma tu non mi noti l'altro particolare, non lo vedi? Lo vedi da qua? Guarda vicino al microfono. Cos'ha? Cos'ha vicino al microfono? No, vedi, anche la regia scruta, vedi, perché non lo vedete. Non si vede bene, non so se si vede, se si nota qua. C'ha l'anello con scritto il nome Orietta. Ecco, no, questo non l'avevo notato. No, non lo so se in questa foto si vede o comunque... Però comunque al festival, vabbè, al di là di questo... Eccola che c'è, grazie regia, vedi, guarda che ce l'ha. Con scritto Orietta. Ma non l'hai letto sui social, hanno scritto di tutto, sembra un tirapugni, hanno detto delle cose... cioè, proprio... Vedi, ha preso, questa è quella che praticamente noi si studia come storia della moda, praticamente... Questo è principalmente un oggetto che viene dal mondo streetwear, mondo rap, hip hop, quindi gli anelloni, tirapugni. È riuscito a influenzare anche una persona classica come Orietta. Come l'Averti. Poi lei si può permettere questo perché ovviamente. Ha tantissimi anni di carriera alle spalle, poi tutta l'estate con Mille, l'abbiamo sentita con Fedez, con Achille Lauro. Assolutamente è il bello della moda, è meravigliosa, io adoro Orietta Berti, me la vorrei sposare davvero. E tra l'altro so che fa dei biscottini buonissimi, quindi Orietta, se ci segui, via Cantino Cantini 14 Empoli, Smart Television, noi ovviamente li accettiamo e ti ringraziamo. Allora, non so se poi sapevi di Orietta che l'ha fermata la polizia a proposito di abiti mentre andava a fare le prove dei vestiti. Era poco prima del festival, non so se l'hai sentita, l'ha raccontata con molta comicità, doveva andare appunto a vedere se tutto andava bene, aveva sforato di poco il lockdown, ecco. La polizia non si è accorta che era lei, non l'ha riconosciuta perché era in mascherina e l'hanno scortata, l'hanno seguita perché non ci credevano e lo ha raccontato, poi è finita ovviamente bene, però ci sono delle interviste, se vai su internet lo vedi, molto divertenti nel racconto ovviamente. Senti, ma di quale personaggio cureresti il look, ti piacerebbe? Personalmente tra tutti quelli che di Sanremo ovviamente intendo. Ma in generale, non lo so, in generale. Del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, c'è qualcuno che ti piacerebbe? Nello specifico no, però mi è piaciuto molto Achille Lauro. Quindi è stato bello il percorso che hanno fatto, che ha avuto con Gucci, quindi mi sarebbe piaciuto far parte del team che ha curato gli outfit, i look di Achille Lauro durante Sanremo. Poi ovviamente il look poi fa parte di quella che è, di quello che è il suo modo poi di percepire, di intendere la musica, esatto, quindi ok.
Torniamo a giocare al dicotomico. Altre due parole, le regole sono sempre le stesse di prima. Andiamo col dicotomico B. Vai regia, grazie. Quali sono le parole? Colore e monocromatico. Qua personalmente mi sento di scegliere colore. 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 Difficile, molto più difficile di prima. Sì? Per me sai sì. Che non l'avrei detto da come rispondi. Come mai colore? Perché ora io pensando sempre al mondo della moda è anche più complicato avere tutto monocromatico. Dover creare una collezione o comunque pensare, anche solo pensare a un outfit tutto monocromatico è molto più complicato. È difficile. Quindi se dovessi scegliere anche solo due colori... Per semplificarsi un po' la vita, dici anche. Ma anche per dare un effetto... Diverso. Certo. Molto più forte. Ok. No, parlavamo prima della psicologia della moda. Mm-hmm. A proposito di colori... Tu facevi prima con me riferimento alla felicità e mi fa molto piacere. Dietro alla scelta dei colori c'è scritto, in quell'articolo di prima, ci stanno quelle che sono le caratteristiche di personalità. Personali, sì. Sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato come fissare il rosso, pensate, sia un eccitante del sistema nervoso e il colore scuro, il blu, sia esattamente di effetto contrario. Rilassa. Quindi vedi, esatto, rilassante. Ci sono proprio... Anche delle, dietro ai colori, alle scelte dei colori, ci sono proprio aspetti degli studi, certo. Di personalità. Ce l'abbiamo un altro po' di tempo, regia? Siamo in chiusura? Perfetto, grazie mille Giampaolo. Ma Alberto, grazie a questo percorso di studi che sta facendo, com'è cambiato? Sono, allora, sotto il punto di vista personale, ho capito molte, sono cresciuto molto sul punto di vista... di saper rispettare comunque consegne, perché anche crescere personalmente, perché l'università non è soltanto un svegliarsi la mattina, studiare, dare l'esame, andare via, è prendere, arricchire, c'è qualcosa dietro. Buttare il più possibile all'interno della valigia che ti riempi in questi 3 anni, poi la chiudi e quel bagaglio te lo porterai dietro tutta la vita, quindi è un cercare di conoscere, imparare il più possibile per poter essere dopo pronto. Tu ti sei conosciuto meglio quindi con questo cambio di percorso? Diciamo che ho, personalmente sono cresciuto anche con l'età, quindi essere anche un po' più grande dei miei compagni di classe mi rende, perché sono in classe con ragazzi del 2000, sì. Io sono 98, mi rendo conto anche sotto certi punti di vista di essere più, più maturo anche, magari loro sono un po' più... come posso dire? Si conoscono meno di te, quindi è normale che ma anche sia. Personalmente, cioè anche io ho lavorato per 6 mesi e questi 6 mesi ho capito cosa significa vuol dire, qual è il significato di lavorare e essere all'università dopo aver lavorato a spese dei genitori, sapendo cosa si passa a lavorare, la pesantezza anche di un lavoro che magari non piace e tutto... ti fa capire molte cose e ti rende molto più maturo. Sotto mi fai pensare tante cose con la psicologia del lavoro, il benessere, insomma, quindi sì, ok. Per questo ho deciso di iscrivermi, perché ho avuto questi 6 mesi di lavoro dove in soli pochi mesi io, lo ammetto, mi sono quasi stufato di voler lavorare e non volevo che fosse così. Perché non era quella la tua strada. Non era quella la mia strada e... Ho capito che il trucco, secondo me, questo è il mio trucco, è unire la passione al lavoro, cercare di trovare un lavoro più vicino alla propria passione. Tutte cose che abbiamo anche detto la scorsa settimana e ritorniamo anche, anzi ripenso io a proposito appunto di psicologia del lavoro, al benessere, a tante cose che riguardano proprio questo aspetto. Continuiamo a giocare al didascalico, alla special edition. Le regole sono sempre quelle di prima. Andiamo con il video 5, regia. Eccolo qua. Che dici di loro? Allora. Sono con la pesce di Martino, con la pattinatrice che era sul palco. Ti piacciono questi abiti, questi colori? Allora. Gli outfit sì, ma i colori un po' meno. Questi colori pastello d'inverno, si sa che comunque il pastello è... I colori pastello sono più una cosa estiva, quando si arriva verso l'estate, la camicetta di lino, color pastello, ci sta sempre. Però comunque
Io personalmente sono di un'idea, come sia per l'arte che per la moda. Non puoi dire questo è brutto, te puoi dire soltanto personalmente non mi piace, però è tutto bello, come nell'arte, l'arte è tutta bella, la moda è tutta bella, è tutto un fatto di piacere personale, a parere Esatto, mio. ok, sì. Allora andiamo rapidi perché siamo quasi sul calare della puntata. Finiamo, Dulcis in fundo, video 6. Eccolo qua, oh. Non so se la riconosci, lei ha risa. Arisa. Questo outfit mi è Mi è piaciuto moltissimo, piaciuto. Maison Margiela. Oh, bella poi anche la sua canzone, molto, molto forte. Lei ci si è ritrovata anche personalmente, quindi ha scelto di cantarla anche per questo. Con la Pesce di Martino anche loro le abbiamo sentiti tantissimo. Non iniziamo a cantare musica leggerissima perché non la finiamo, entra in testa, non ti esce più. Ma quel tubo che abbiamo visto di Arisa, perché è quello poi che ha fatto parlare di sé, ti piace? Quello di prima che abbiamo Il visto, lo suo outfit rimandiamo rosso. regia al Sì, video sì, sì. 6? A me è Un piaciuto molto attimino. perché apprezzo Eccolo, molto il grazie. brand. Apprezzo molto il brand e è Questo veramente. tubolare che vedi dietro, i Ah, il capelli. tubolare intendi? Anche sì, il look, la giacca, giustamente stavi già raccontando, ma quel tubo dietro non mi dice niente? Di questo dei capelli? Non L'ho notato, ma l'avevi visto no, bene? Perché questo ha fatto no. parlare molto di sé. Ti dico la verità, io quando l'ho visto la prima volta, la primissima volta quando lei è salita sull'Ariston, questa forse era la prima serata, a me è venuto subito a mente, no, non voglio essere cattivo, però davvero è stato così, l'impugnatura della nappa della doccia. Te pensaci, Vero. è uguale, però è meraviglioso perché ha fatto parlare La molto parte di sé. sotto del cono. Molto, esatto, sì, quella, esatto, quella che poi, la parte finale del tubo e poi dopo esce l'acqua Sì, dalla è vero. nappa. Ha fatto Ha parlare un che. anche, però lei ha fatto parlare molto di sé anche per questo, mi pare di aver capito, se non ricordo male, che non si aspettava che, diciamo, facesse così tanto scalpore questo tubolare, chiamiamolo così. E a me quasi quasi è venuta voglia di farmi crescere i capelli per mettermelo, quindi chi lo sa. Ci ho pensato Magari poi chiamo anch'io. te e insieme vediamo un po' che cosa viene fuori per un'altra puntata di SG. Volentieri. Allora, sul calare, sul finire, se io chiedessi a Alberto le sue aspettative per il futuro, Le mie che domanda aspettative. complicata, Solo il pensiero, guarda, è un'ansia. No, allora, prima di tutto io sono dell'idea di fare un passo alla passo per volta volta. per bene. Attualmente il mio pensiero è concentrato tutto sul il terzo e ultimo anno finalmente, e dove avrò appunto la collezione, dovrò da creare una collezione finale, quindi ho già la testa un po' a pensare appunto a creare la storia che ti avevo già detto prima, un po' che ci sta dietro la collezione, allo stage, perché comunque Ci sarà anche ci sarà quello. anche uno stage che se andrà bene potrà diventare appunto un'opportunità Bene. di lavoro dopo l'università, appunto dopo la tesi, quindi la testa è un po' lì. Diciamo, in questo momento siamo lì a pensare a questo. Poi dopo si vedrà. Si vedrà, ok. Se non vivi non lo sai, quindi bisogna viverla. Grazie Va bene, Alberto, grazie per essere a stato voi. con noi e in bocca al lupo per tutto, per la tua strada, il Viva tuo il lupo, non percorso. credi, viva. Viva il lupo, siccome si dice. Io dico sempre crepi evviva per non Anch'io, ma ogni sbagliare. volta mi correggono. Io dico infatti crepi o viva il lupo e così Sono tutti va, dai, contenti. Siamo infatti tutti così si contenti. accontenta tutti. In bocca al lupo per tutto davvero, grazie Grazie per essere stato con noi, grazie anche a voi per averci seguiti, io vi aspetto qua la prossima settimana, sempre di venerdì alle 21 su Smart Television. Ciao!